Nel mentre continua la corsa contro il tempo per trovare con l'utilizzo di un robot i corpi ancora intrappolati all'interno della nave Concordia, fiore all'occhiello della costa crociere schiantatasi su uno scoglio lungo le coste dell'isola del Giglio, tutti si interrogano sull'opportunità o meno di consentire a questi paesi galleggianti il cosiddetto inchino, l'avvicinarsi cioè alla costa per salutare ed omaggiare con lunghi fischi isole e comuni costieri. E sul web nelle ultime ore sono tantissimi gli utenti che stanno postando foto e video che dimostrano quanto troppo vicino alla costa le navi crociere si avvicinino da sempre per effettuare il fatidico inchino. Una delle mete preferite da queste navi sono di sicuro le stupende coste della regione Campania e con esse le perle del Golfo di Napoli, le isole di Ischia, Procida e Capri. È qui che si sono registrati gli inchini più suggestivi, ma anche quelli che hanno sempre destato non poca preoccupazione tra i residenti, natanti e pescatori, che in un'area protetta, dove ai comuni mortali nulla è consentito, si vedevano sfiorare da questi giganti del mare. E il comandante da diporto Francesco Diorio ci ha mostrato alcune foto scattate dal balcone di casa sua. In effetti le navi da crociere quasi potevano essere toccate con mano. Oltretutto noi comunque qui ci troviamo in un'area marina protetta dove comunque ci sono una serie di norme e di divieti. Queste navi dovrebbero passare in particolari condizioni di sicurezza, ma di fatto vengono completamente disattese queste norme di sicurezza perché passano a circa 100-150 metri dalla riva. Come abbiamo potuto vedere dalle fotografie che hai scattato dal balcone di casa tua, in effetti. Dalle foto che ripetutamente scatto per piacere. Intanto, dopo il naufragio della nave Costa Concordia, tutti sembrano si siano resi conto della pericolosità dell'avvicinarsi alle coste delle navi da crociera. Sul sito governo.it si legge che il governo italiano sta valutando una legge sulle rotte a rischio per evitare la rischiosissima abitudine degli inchini, cioè l'avvicinamento alle coste per salutare o rendere omaggio a qualcuno. Una presa di posizione del governo Monti che suona come dire abbiamo subito il furto al convento di Santa Chiara e quindi mettiamo le inferriate, visto che in Italia se non ci scappa il morto si finge sempre di nulla. Dopo aver seguito per giorni le vicende legate alla tragedia dell'isola del Giglio e vista la presa di posizione in merito del governo, quello che oggi ci chiediamo è questo: ma com'è possibile che nessuna autorità di questo paese non abbia mai bacchettato e richiamato all'ordine le compagnie di navigazioni le cui navi da crociera si avvicinavano troppo alla costa per effettuare l'inchino? Così come da Livorno agli ordini del comandante De Falco ci si è accorti che all'isola del Giglio stava succedendo un guaio, possibile che non ci si è mai accorti che queste navi seguivano rotte che lambivano le coste? E se qualcuno se ne era accorto, cosa si è fatto per evitare che si avvicinassero troppo ai litorali? A quanto pare nulla, visto il recente disastro. Il rischio ora è quello che, come accade sempre troppo spesso in Italia, si passi da un eccesso all'altro e che, come si suole dire, si butti l'acqua con tutto il bambino. E cioè, che mentre sino ad oggi gli inchini sono stati consentiti fin sotto i balconi delle case, da oggi in poi si vietino categoricamente. E invece sarebbe il caso di vietare assolutamente l'avvicinarsi ai litorali delle navi da crociera e di consentire al tempo stesso l'inchino a debita distanza. Certo, ne risentiranno lo spettacolo e la particolare suggestione, ma certamente ne guadagnerà la sicurezza, l'incolumità e la vita di passeggeri, natanti e pescatori. E scusate se è poco.